prendete uno dei club più iconici della Sicilia di fine anni 80 ed inizio anni 90 e penserete subito ad un club dai colori giallo-blu, il Licata. Il club nasce in una maniera molto particolare, di fatto venne fondato nel 1931 grazie a degli studenti del posto che avevano conosciuto il calcio grazie a dei marinai svedesi che imbarcavano lo zolfo estratto dalle miniere dell'Agrigentino. E da qui nacquero anche i suoi storici colori sociali, ispirandosi proprio alla bandiera svedese. Il suo primo presidente è Salvatore Dino Liotta, a cui verrà intitolato successivamente lo stadio. E da qui nacquero le prime partite, dai piccoli vicoli della provincia agrigentina fino ad aprire nuovi importanti orizzonti. Nel 1946 il Licata prende parte al campionato di promozione assieme ad altre compagini importanti come Vibonese, il Morrone Cosenza e Crotone. Tutto sommato il club licatese raggiunge un ottimo quinto posto, riconfermandosi anche negli anni successivi come un ottimo team, tanto da sfiorare in occasione la promozione in quarta serie. Nel 1953-54 i gialloblu partecipano al campionato di seconda divisione con la denominazione di Sant'Angelo Licata e chiudono il campionato con un modesto ottavo posto. Nel 1954-55 la nuova società disputa uno strepitoso campionato di prima divisione, arrivando quarta, ma l'anno successivo, nel 1955-56, i gialloblu arrivano primi e disputano gli spareggi promozione, perdendo però le fasi regionali, ma ottengono ugualmente il salto di categoria. Due anni più tardi il Licata disputa un amichevole col Palermo, in un gremito di Noliotta, vinto dai rosanero per 2-0, tuttavia dimostrando un forte attaccamento al territorio, nonostante il club ancora sia acerbo per toccare vette molto più alte, anche se l'appuntamento è soltanto rimandato. Nella stagione 1977-1978 è un tripudio tutto gialloblu, infatti il Licata viene promosso nel campionato di promozione vincendo sia il campionato che la Coppa Siciliana. Inoltre la Banca Popolare Sant'Angelo comincia ad intrecciare un solito legame con la massima società isolata, il Palermo di Renzo Barbera, dove in precedenza affrontò il club agrigentino solo una volta. Ma ecco che di nuovo il 3 gennaio 1979 si disputa la partita in un Dino Liotta stracolmo. L'amichevole tra le due squadre tuttavia finisce 5-1 per il rosanero, che escono nuovamente vittoriosi dall'incontro. Solitamente si tende a raccontare molto la cronistoria che viene ripetuta ad intermittenza, come se il destino di un qualsiasi club è già scritto tra i campi di terra e categorie molto basse. Ma la storia del Licata è una delle storie più romantiche del calcio italiano. E lo dimostra il fatto che dopo la stagione 1981, in cui i gialloblu ottengono la promozione in Serie D, si inizia ad aprire un ciclo vincente, tanto da approdare solo un anno dopo nei professionisti, per la prima volta nella storia. Nel 1985 il Licata vince anche la Serie C2, con in panchina un esordiente Zdeněk Zeman, e con una squadra composta quasi per intero da elementi del vivaio provenienti dalla primavera del Palermo, voluti fortemente dal tecnico Buemo. Tra questi emerge un certo Maurizio Schillaci, cugino del più famoso Totò. Il primo anno di Serie C1 si apre con un superlativo debutto in Coppa Italia, dove al Dino Liotta vengono battuti con un secco 10-0 i cugini dell'Acragas. Anche in campionato la partenza è lanciata, con la vittoria in casa contro il Siena ed una serie di vittorie, tra cui quella in casa 5-0 contro il Brindisi. Tuttavia, il Licata raggiunge la salvezza solo all'ultima giornata. Nel 1986-87 la novità è l'addio di Zeman, che approda nel Foggia, dove poi si affermerà molto come tecnico e viene sostituito dal tecnico Aldo Cerantola, tra l'altro ex calciatore di Palermo e Foggia. Il Licata chiuderà il torneo solo tredicesimo, ma è nella stagione successiva che il Licata fa la storia del calcio agrigentino. Aldo Cerantola viene confermato il tecnico di quel Licata, pieno zeppo di giovani ed esperti di quel campionato. Sarà il primo club siciliano, ma per la precisione di Agrigento, non capoluogo di provincia, ad ottenere una clamorosa promozione in Serie B, battendo squadre come il Campobasso, Nocerina e Cagliari. Questo trionfo attira l'attenzione di molti mass media e della nazionale intera. Durante la prima metà del campionato, con Giuseppe Papadopoulo, la squadra naviga nei bassi fondi della classifica. Poi, dopo l'esonero di Papadopoulo, con il nuovo allenatore Francesco Scorsa, ottiene il nono posto nel campionato di Serie B, ottenendo nel girone di ritorno gli stessi punti conquistati dal Genoa di Franco Scoglio, vincitore del campionato.
Nello stesso anno affrontò anche una trasferta sul campo neutro del Mario Rigamonti di Brescia per la Coppa Italia contro il Milan, campione d'Italia. Nella stagione 1989-1990 però il Licata inizierà un lento ed inesorabile declino che porterà i favolosi gialloblu dapprima ad un 18° posto in Serie B, il che vuol dire retrocessione in C1. Successivamente avvengono vari illeciti sportivi, rifondazioni su rifondazioni e molti cambi titoli e denominazioni che porteranno nuovamente il Licata a calcare i campi polverosi del mondo dilettantistico. C'è però una luce nonostante il buio avvolgere il club, ovvero che dal 2015 in poi il Licata ricomincia la sua scalata fino ad arrivare ai giorni nostri, dove si ritrova nella quarta categoria più importante del calcio italiano, la Serie D. E in più negli ultimi anni hanno avuto un bomber come Antonio Cannavò, che con 74 gol segnati è il miglior marcatore della storia del Licata, superando un protagonista principale di quel favoloso Licata anni 90, Giuseppe Romano, detto Pippo.